Buongiorno a tutti, amici di Radio Speranza, dell'Unitalsi e tutti coloro che ci seguono ogni venerdì mattina. Sono Marta, sono tornata anch'io a farvi compagnia il venerdì mattina dopo, diciamo, la pausa estiva e sono molto contenta perché in realtà mi iniziava anche a mancare un po' questo spazio dedicato, diciamo, all'Unitalsi, alla spiritualità. E quindi sono contenta di essere tornata. Io ringrazio come sempre sia Massimiano che Natascia, ma anche Federica e Rita che ogni settimana diciamo, ci guidano in questa trasmissione, se ne prendono cura sempre con tanta passione, con tanta attenzione. Quindi speriamo di poter fare lo stesso anche noi, sempre a modo nostro. Questa settimana ci sarò io a farvi compagnia nella prima parte e nella seconda parte invece ci sarà Federica che ci racconterà, diciamo, ci darà le informazioni un po' più pratiche, anche dei pellegrinaggi, di ciò che abbiamo ripreso dopo la pausa estiva, come il laboratorio del martedì pomeriggio e tutte le altre cose. Quindi lascio quello spazio dopo a lei per raccontarvi e spiegarvi bene tutto e io adesso invece volevo parlare, diciamo, di due ricorrenze che abbiamo avuto questa settimana, cioè il 14 settembre, l'esaltazione della Santa Croce e il 15 settembre la ricorrenza della Beata Vergine Maria Addolorata. Io volevo ringraziare questa volta mia nonna, perché è stata lei che questa volta mi ha aiutato a preparare diciamo quello che volevo raccontarvi, volevo donarvi per parlare appunto di questa giornata dell'esaltazione della Santa Croce. Quindi la ringrazio e spero sicuramente che uno di questi venerdì ci sarà anche lei a parlare ai microfoni di Radio Speranza perché sono sicura che sarebbe ancora più brava, attenta, sicuramente ancora più portata nel raccontarvi queste cose, nel parlarvi di tutto questo. Allora, quindi la ringrazio in maniera ufficiale ai microfoni di Radio Speranza. E volevo leggervi due cose che ho trovato che descrivono, secondo me, in maniera molto importante, molto incisiva questa giornata. La Chiesa Cattolica, molte chiese protestanti e la Chiesa Ortodossa celebrano la festività liturgica dell'esaltazione della Santa Croce il 14 settembre, anniversario del ritrovamento della vera croce da parte di Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme. Secondo la tradizione, Sant'Elena avrebbe portato una parte della croce a Roma, in quella che diventerà la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, e una parte rimase a Gerusalemme. Bottino dei Persiani nel 614 fu poi riportata trionfalmente nella città santa. Nella celebrazione eucaristica di questo giorno il colore liturgico è il rosso, il colore della passione di Gesù, che richiama appunto la Santa Croce e che viene utilizzato anche il giorno del Venerdì Santo, durante il quale i fedeli cattolici compiono l'adorazione della croce. In Oriente questa festa per importanza è paragonata a quella della Santa Pasqua. Vediamo un po' il significato allora di questa celebrazione. La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare della nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. La croce è il segno della Signoria di Cristo, su coloro che nel battesimo sono configurati a Lui nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei padri, la croce è il segno del figlio dell'uomo che comparirà alla fine dei tempi. La festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è paragonata a quella della Pasqua, si collega con la
scusate, dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. La stessa evangelizzazione operata dagli apostoli è la semplice presentazione di Cristo crocifisso. Il cristiano, accettando questa verità, è crocifisso con Cristo, cioè deve portare ogni giorno la propria croce, sopportando le ingiurie e le sofferenze come Cristo. Come Cristo che fu costretto a esporsi agli insulti della gente sulla via che conduceva al Golgota. Le sofferenze che riproducono il corpo mistico della Chiesa e lo stato di morte di Cristo sono un contributo alla redenzione degli uomini e assicurano la partecipazione alla gloria del risorto. Molte volte si pensa che il cristiano è colui che non riceve sofferenze, che non riceve ingiurie, che non riceve, il male. E invece no, molte volte, molto spesso è il contrario. Siamo noi, dopo che di questo male, siamo portati a trarre il bene e a rispondere con il bene. E in onore della Santa Croce ho trovato una bellissima preghiera che ho trovato da subito, secondo me, stupenda, perché proprio coglie il senso della Santa Croce, di ciò che noi siamo chiamati a vivere questo giorno. Preghiera della Santa Croce. Ti benediciamo, Signore, Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore, dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re, venuto all'ora della Pasqua, salì volontariamente su quel legno e ne fece l'altare del sacrificio, la cattedra di verità, il trono della sua gloria. Innalzato da terra, trionfò sull'antico avversario e, avvolto nella porpora del suo sangue, con amore misericordioso attirò tutti a sé. Aperte le braccia sulla croce, offrì a te, o Padre, il sacrificio della vita e infuse la sua forza redentrice nei sacramenti della nuova alleanza. Morendo, rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua parola, il chicco di grano che muore nei solchi della terra, produce una messe abbondante. Ora ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che i tuoi figli adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscano l'infermità della condizione umana, traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e, forti della sua protezione, percorrano incolumi le strade del mondo, fino a quando tuo padre li accoglierà nella tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'ho trovata stupenda questa preghiera, ed è proprio così. Dobbiamo sicuramente cogliere questa croce, dobbiamo farla anche nostra, no? Ognuno nella propria vita. Ognuno per quel che riesce, per quel che può. E è proprio là dove c'è la sofferenza che in realtà c'è Cristo che ci aspetta, che è lì per noi. Quindi portiamo veramente la Santa Croce ogni giorno nella nostra quotidianità, come si diceva prima. Poi il giorno dopo, il 15 settembre, abbiamo proprio ricordato il dolore della madre di Gesù, vedendo il figlio morto in croce. E possiamo ricordare questa giornata proprio dandovi due parole. Perché poi ognuno, penso che ognuno le faccia proprie queste giornate, ognuno le vive a modo suo, in base anche alla propria esperienza di vita, in base alla propria quotidianità, in base a ciò che siamo. Quindi io do solo spunto poi per una riflessione magari sicuramente personale. Ogni sguardo dato a lei da Gesù,
ogni accento di quel labbro soave, mentre sollevava Maria sulle ali dell'amore materno, la precipitava nell'investigabile abisso del più acerbo dolore. Se la Vergine si compiaceva nel contemplare quel volto leggiadro, tosto la corturbava il desolante pensiero che un giorno quel volto sarebbe stato sformato dalle percosse e ricoperto dal gelido sudore della morte. Se ne mirava la fronte divina su cui si divideva la bionda capigliatura. Maria soffriva pensando all'orribile deserto da cui sarebbe stata un giorno incoronata. Questi sentimenti dolorosi si tramutarono in realtà quando giunse per Maria il momento solenne di assistere alla divina passione. Tutto quello che ella sofferse sin qui, altro non fu che la preparazione del martirio che l'attendeva sull'erta fatale del Golgota. Quando Gesù morì, la terra tremò, si spaccarono le pietre, cominciarono ad addensarsi le tenebre sul creato. A queste manifestazioni della natura indignata, la folla dei curiosi, colta dal panico, si diradò. L'invatta Madre Maria allora si accostò ancor più alla croce per unire il proprio martirio a quello del Salvatore. La doloratissima madre accolse più tardi sulle sue ginocchia le spoglie dell'addolorato figliuolo. Questo fu il prezzo che la Madonna dovette pagare per la rigenerazione dell'umanità e meritarsi la sublime dignità di Madre Universale. Questa infatti fu proclamata Maria nel modo più solenne al cospetto del cielo e della terra dalla voce di Dio agonizzante. Ed è proprio così, è proprio così che descriviamo questo dolore di questa madre che ha donato il suo figlio. Quindi tutto ciò di più grande che aveva nella sua vita. Io adesso vi ringrazio, vi lascio la parola a Federica, vi abbraccio tutti e speriamo di risentirci prestissimo. Grazie Marta, eccoci di nuovo insieme e grazie per queste tue belle meditazioni su queste due ricorrenze molto importanti, molto forti sempre per la Chiesa nell'anno liturgico, l'esaltazione della croce e la Maria Addolorata. E grazie perché stai prendendo sempre più dimestichezza, ecco, anche nel tuo modo di esporre le cose e ecco, si fa esperienza, quindi hai imparato e stai andando sempre meglio, lo dico pubblicamente e ti ringrazio. Adesso in questa seconda parte, come sempre, saluto io tutti quanti, vi saluto con tanto affetto e tanto che non ci sentiamo perché c'è stata la pausa estiva in cui la nostra trasmissione si ferma per qualche settimana.
e abbiamo ripreso da poco e quindi è la prima volta che personalmente ci sentiamo. Quindi saluto tutti cordialmente, con grande affetto, con la gioia di risentirci e di riprendere le nostre trasmissioni con tante novità, speriamo, ecco, di potervi dare sempre, rinnovarci e dare sempre novità. E riguardo l'associazione e quello che noi facciamo. E innanzitutto il nostro saluto va al nuovo direttore di Radio Speranza, che in settimana abbiamo letto è stato nominato, che è Davide De Amicis, che è un ragazzo giovane che conosciamo già da tempo come associazione perché ha seguito tanti nostri eventi, è un giornalista, quindi ha già i suoi anni di esperienza. E quindi ha seguito i nostri eventi nel passato, quando abbiamo portato in peregrinazio la Madonna, abbiamo portato il Rosario e lui c'era sempre lì pronto con l'intervista, con l'articolo e quindi questo ci fa piacere adesso averlo come direttore della radio e nella speranza, ecco, ho già avuto modo di fare i nostri auguri a Davide e nella certezza, ecco, che il nostro contributo resti a disposizione della radio e certi di averlo anche con noi. Presto lo inviteremo in modo che gli faremo una nostra bella intervista come ormai ci siamo abituati a fare in questo periodo. E così lo conosceremo meglio e avremo modo di apprezzarlo e di, ecco, volendo presentare, ecco, la nostra associazione, ricordare, ripresentare, quello che noi facciamo, l'apporto che abbiamo dato in tutti questi anni, riconfermarlo insieme alla sua presenza. È doveroso però ringraziare, Don Remo che ci ha accompagnato, in tutti questi anni, che sono veramente tanti. Io personalmente ho perso il conto, perché la nostra trasmissione esiste forse dalla fondazione della Radio Diocesana di Radio Speranza, grazie all'idea probabilmente di Don Remo, ma anche di Angela che si mise a disposizione insieme a Laurino, dando vita al nostro spazio Unitalsiano. E a suo tempo c'erano, ricordo che per quello che mi raccontavano, che c'era molto più tempo. E adesso il nostro tempo è un po' più ristretto perché la radio ha arricchito il suo palinsesto e quindi ha distribuito gli orari in maniera diversa, i tempi. Ma a suo tempo all'inizio veramente si durava tanto la trasmissione, c'era possibilità molto più svariata di costruire la trasmissione in maniera diversa. E adesso nel tempo ci siamo adattati e quindi il nostro ringraziamento va a Don Remo che ci ha mantenuto in tutti questi anni, ha voluto che l'Unitalsi restasse sempre presente con il suo spazio e il suo contributo alla Radio Diocesana. Quindi lo abbracciamo, lo ringraziamo, gli auguriamo ogni bene e per tutto quello che continuerà a fare comunque nella Chiesa. E quindi accompagnaci sempre, Don Remo, con la tua preghiera e con la tua vicinanza. E veniamo a noi adesso con le notizie un po' dell'Unitalsi, di quello che stiamo facendo in questo tempo, in cui stiamo elaborando una ripresa autunnale, perché prima siamo stati fermati per la pandemia, poi piano piano si è ripreso, ma con grande difficoltà. E poi le vacanze, chiamiamole, insomma, diciamo così, il periodo estivo, e adesso invece si prospetta il periodo autunnale, quindi l'Unitalsi, comunque perlomeno l'Unitalsi di Pescara, sta elaborando una ripresa per l'autunno che verrà. C'è da dire che però l'Unitalsi non è mai stata ferma, perché abbiamo comunque ripreso i nostri pellegrinaggi con grande gioia dal 18 agosto, quindi la stagione dei pellegrinaggi è ripresa, partendo la Calabria come prima sezione.
E poi si sono succedute altre sezioni, da poco è rientrata la sezione Ligure e noi abbiamo seguito questo andare a Lourdes con grande profondità, con grande desiderio di essere anche noi lì, di sperare di essere lì e di portare le nostre intenzioni. Ecco, con queste sezioni abbiamo voluto rappresentare e portare un po' tutta l'unità Alsi intera nella sua difficoltà che sta vivendo in questo tempo. E le notizie che ci sono arrivate, le immagini, sono state notizie sempre molto confortanti e molto positive di come viene gestito il pellegrinaggio e del silenzio che c'è, perché purtroppo, diciamolo, in realtà a Lourdes non c'è molta gente, ci vanno, ci sono pellegrinaggi presenti che piano piano stanno riprendendo oltre noi, ma rispetto a come siamo abituati a vedere Lourdes, ovviamente risulta molto molto meno, molto meno ci risultano molti meno pellegrini. Però questo fa vivere il pellegrinaggio in maniera anche più riservata, più personale, più profonda. Non prendiamola anche questo come una cosa negativa, cerchiamo di viverlo anche come positiva questa esperienza. Sicuramente un viaggio interiore migliore, più personale. E, purtroppo però noi il nostro pellegrinaggio di sezione lo abbiamo dovuto annullare per questo settembre e quindi perché non avevamo avuto adesioni sufficienti, in quanto comunque c'è ancora tanta paura in giro e quindi non possiamo ovviamente insistere con le persone. Ringraziamo il Signore di questa possibilità che l'Unità si è avuto, ci adegueremo a quello che sarà. Un'altra data prevista è per l'8 dicembre, dal 5 al 10 dicembre, quindi vedremo di cercare di riuscire a organizzare almeno questo pellegrinaggio di dicembre, ma quello che sarà sarà. Però non ci siamo fermati lo stesso, l'Unità Abruzzese è andata a San Gabriele, ne abbiamo parlato nella trasmissione scorsa. E stiamo pensando di andare a Loreto il 7 e l'8 novembre, perché lo avevamo ad aprile, ovviamente è saltato, e lo stiamo un'altra data pensata con il santuario, il 7 e l'8 novembre. E quindi chiunque fosse interessato, incominciamo a dircelo per capire poi ecco come attivarci nell'organizzazione del tutto. E dare vita al pellegrinaggio di Loreto, che è altrettanto importante e per noi altrettanto sentito. Per il mese, voi sapete che noi abbiamo ricominciato, stiamo ricominciando piano piano con il laboratorio, le nostre attività laboratoriali, che seppur non in forma manuale, non stiamo creando in questo momento nulla di nuovo. Ma lo facciamo perché comunque è motivo di uscire, di stare fuori. Ovviamente non lo possiamo fare più alla sede, perché la sede ormai per quelli che siamo è troppo stretta e quindi non c'entriamo tutti e dovremo riorganizzare anche la presenza in sede come numeri. Ma approfittando dell'estate, quindi già da giugno, stiamo andando al Parco de Risis e quindi sono 2 ore di compagnia, di vicinanza che noi offriamo e contribuiamo quindi a spezzare un po' la settimana ai nostri amici che vogliono tanto, ecco, riprendere, riuscire. Tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e quant'altro. Stiamo pensando per ottobre, essendo mese mariano, all'organizzazione di un rosario, chiamiamolo itinerante, nel territorio diocesano e quindi adesso siamo in fase di elaborazione e speriamo di poterlo realizzare. Appoggiandoci nelle parrocchie, quindi chiedendo l'accoglienza al parroco per la recita del rosario e
Ovviamente coinvolgendo, lo scopo è anche quello di coinvolgere la parrocchia. Perché le parrocchie? Perché è importante che l'unità si sia presente nelle parrocchie, coinvolga i parroci, coinvolga i malati e le persone sole della parrocchia, e poi perché le chiese in questo momento sono il luogo più sicuro, probabilmente, nel senso che avendo i posti assegnati è sicuro che non si crea assembramento e quindi è l'occasione per creare un incontro nella sicurezza. E penso di avervi detto un po' a grandi linee quello che, come ci stiamo muovendo e quello che stiamo facendo. Certo, abbiamo dovuto annullare o stiamo pensando di annullare, insomma è ancora sospeso, penso, ma sarà sicuramente rimandato un grande evento che avremmo dovuto fare in autunno. E di autofinanziamento, ma anche qui purtroppo penso che per motivi evidenti non lo potremmo fare. Quindi tutto ciò che era in programma di autofinanziamento per promuovere un progetto importante di cui vi parleremo in una puntata speciale, lo rimanderemo all'anno prossimo, quindi incominceremo a impostare già il lavoro adesso per l'anno prossimo. E il tempo a nostra disposizione è esaurito così velocemente, perché quando poi noi raccontiamo di noi, inevitabilmente ci dilunghiamo un po', però speriamo di farvi compagnia, di darvi sempre belle notizie. Vi chiediamo di accompagnare sempre, di accompagnarci con la preghiera, perché è l'unica cosa che ci possa sostenere in questo momento particolare, sempre, ma in questo momento particolare, ci possa sostenere, possa guidare e ispirare per continuare il nostro cammino nell'associazione, per l'associazione e nella Chiesa. Quindi vi saluto fraternamente, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti, buona domenica.